City of London vuole costruire grattacieli di legno. La City of London sta pensando di cambiare le regole sull'edilizia per facilitare la costruzione di grattacieli in legno secondo le nuove tecnologie a basso impatto ambientale. Capiamone di più dal prossimo servizio di Daniele Pace. I vertici della pianificazione edilizia della City of London stanno valutando la possibilità di costruire grattacieli in legno per rendere lo square mile più sostenibile dal punto di vista ambientale. Tali strutture, che sfruttano i progressi della tecnologia delle costruzioni in legno per edificare palazzi fino a 280 piedi e 18 piani, sono popolari in paesi come Norvegia, Svezia e Singapore, ma hanno problemi ad ottenere considerazione in Gran Bretagna. Tuttavia, i progettisti della City of London Corporation, l'autorità locale dello Square Mile, stanno valutando dei piani per allentare le regole, mentre gli sviluppatori cercano di ridurre le emissioni di carbonio allontanandosi ideologicamente da strutture in cemento e acciaio. Alistair Moss, presidente del Comitato per la pianificazione e i trasporti della Corporation, ha affermato che fattori tra cui l'impatto ambientale e la sicurezza antincendio sarebbero stati considerati come parte di qualsiasi nuovo sviluppo. Il Comitato e il Dipartimento di pianificazione hanno sempre considerato il piano impatto ambientale di uno sviluppo prima di prendere una decisione finale sull'approvazione, ha aggiunto, concludendo: qualsiasi schema approvato dal Comitato per la pianificazione e il trasporto dovrà soddisfare tutti i requisiti di sicurezza antincendio stabiliti dal regolamento edilizio del 2010, ma questo è un processo separato. Secondo Stuart Bailey, responsabile della pianificazione presso l'agenzia immobiliare Knight Frank, il concetto di grattacielo in legno è davvero interessante ed è qualcosa a cui dovremmo pensare seriamente se vogliamo ridurre significativamente l'impronta di carbonio di edifici alti in futuro. In Australia, ad esempio, vengono costruiti edifici di 50 o 60 piani utilizzando questo materiale altamente sostenibile ed economico, il che pone la domanda: se c'è, perché non qui? La City of London quindi si prepara a cambiare di nuovo la sua skyline, stavolta seguendo criteri ecologici grazie alle nuove tecnologie delle costruzioni in legno, materiale di cui Londra è piena e su cui fu fondata. Un ritorno al passato per guardare al futuro. Daniele Pace per Italy Today UK.